Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, me l'avete chiesto in tanti ed eccomi qui a rispondere a tutte quante le domande che fanno riferimento al Fritzbox 7530, al Fritzbox 7590 e al nuovo sistema operativo, il FritzOS 7.25. Sì, già, perché sono stato sommerso veramente da una valanga di richieste, di chiarimenti e li ho raccolti un po' e ho pensato di fare questo video. Passiamo subito alla domanda più ricorrente: qual è la differenza tra il 7590 e il 7530? Anche perché uno costa intorno ai 180-200 euro, l'altro costa intorno ai 100 euro quando in offerta, altrimenti sta sui 110-120 euro. Comunque quella è la somma da spendere. Faccio sempre presente che costa meno di un telefonino di fascia bassa, di conseguenza, essendo anche il cuore pulsante di una casa, per un qualcosa del genere vale la pena effettuare un piccolo investimento. A proposito, per comprare questi bei router ti lascio il link giù in descrizione in modo tale che tu possa valutare l'acquisto anche su Amazon. Allora, ma partiamo subito dal 7530 per poi spiegarvi quali sono le differenze rispetto al 7590. Allora, innanzitutto il 7590 è un pochettino più grande rispetto a questo. Io purtroppo non posso farvelo vedere, però l'ho avuto in prova, magari vi recuperate qualche mio video vecchissimo di circa 2 anni fa. Passando invece alla configurazione, il 7530 ha una power, 4 gigabit LAN, una phone e una DSL, mentre il 7590 conserva tutte queste caratteristiche, però in più ha anche una WAN per poter essere collegata attraverso anche per esempio un HONT, mentre qui per esempio la WAN viene simulata attraverso la LAN 1. Inoltre il 7590 ha 2 porte phone anziché uno, questo significa che potete collegarci tranquillamente 2 apparecchi VoIP. Anzi no, 2 apparecchi normali, perché qui dentro ci vanno i telefoni normali dopo aver fatto la registrazione del VoIP. Per quanto concerne invece un'altra grande differenza è nel Wi-Fi. Il Wi-Fi del 7590 non soltanto è più potente, ma trasporta anche più banda. Leggo dal sito AVM che mentre il 7530 ha una Wi-Fi a 5 GHz a 866 e una a 2,4 da 400 megabit per secondo, il 7590 invece ha 1733, quindi quasi praticamente il doppio rispetto al fratello piccolo, il 7530, di megabit e 800 megabit sulla 2,4. Chiaramente sulla 2,4 vi dico subito che non riuscireste mai a raggiungere quelle velocità, anche perché la 2,4 è abbastanza intasata e trasporta meno banda, specialmente nel momento in cui ci si allontana dalla fonte principale, che è il punto il router. Trasporta meno banda, però riesce a trasportarla anche più lontano. Il 7530 invece ha delle prestazioni dimezzate. Cosa significa? Che una volta che entra la connettività qua dentro, nel momento in cui viene fuori con dei massimi teorici che vi ho appena detto. Quindi posso usare questo per la FTTH? Certamente sì, lo potete utilizzare. Nel momento in cui avete il 7530 infilereste il cavo di rete all'interno della LAN 1 configurando questo router in maniera opportuna a seconda dei dati che sono quelli del vostro operatore, e nel momento in cui avete voglia di sfruttare il gigabit dovrete utilizzare una delle 3 porte oppure tutte e 3 le porte che stanno qui dietro. Se invece volete utilizzarlo col wifi andreste massimo a 866 megabit. Chiaramente ho parlato dell'FTTH, ma questi router vanno benissimo per qualsiasi altra attività, quindi anche ADSL ed FTTC. Quindi cosa consiglio io? Beh, consiglio il 7530, anche perché il 7530 vi consente comunque di poter cablare e mantenere una casa grande quanto la mia, che è di circa 100 metri quadri, e comunque anche se la casa dovesse essere grande consiglio sempre lui, magari con qualche repeater mesh disseminato lì e là. Altra domanda: ma inserendo un 7530 o un 7590 su una connessione che io già ho, questa andrà più veloce? No, necessariamente, anche perché lui non tira fuori grandi velocità in più rispetto ai modem tradizionali. Sì, potrebbe succedere, però non è questa la regola. Lui quello che fa è dirigere il traffico che si crea all'interno di una casa. Mi spiego, qui entra una connettività e nel momento in cui entra deve uscire affinché possa essere meglio utilizzata in casa nostra. Fin qui la responsabilità è del nostro operatore, oltre la responsabilità è tutta quanta nostra. Nel mio caso, per esempio,
entrano 100 megabit reali e io questi 100 megabit me li devo gestire nella maniera più efficiente. Quindi passare al Fritzbox, col passare del Fritzbox si ha un aumento di velocità? Sì, per alcuni, ma non è la regola. Di regola no, perché questo vi permette semplicemente di gestire meglio gli apparati che ci stanno in casa. E tra poco vi farò vedere come realmente riesce a dare delle ottime priorità a determinati apparati e scarse priorità ad altri apparati. Che so, un computer che lavora in smart working deve avere la possibilità di avere più banda a disposizione rispetto a tutti quanti gli altri apparati. Dove sta il pulsante del reset o dove sta il pulsante del spegnimento? Beh, semplicemente lui non ha né spegnimento né reset, nel senso che se volete spegnere il modem dovete staccare letteralmente la presa, oppure se ce l'avete collegato a una ciabatta basta spegnere la ciabatta e dopo qualche secondo riattivarla. La mancanza del pulsante reset sinceramente non l'ho capita, però per poter resettare il router si può ricorrere a determinate tecniche, tipo quella di attaccare un telefono e di digitare una stringa che magari ti faccio apparire qua in sovraimpressione, oppure la possibilità di poter entrare nella GUI del modem e di fare determinati settaggi. Andiamo adesso a guardare materialmente qual è il software che governa questo modem, che poi è lo stesso che governa anche tutti quanti gli altri modem router di questa fascia, di questa marca. O a proposito, prima di continuare, io ho riaperto il canale Telegram, trovate giù in descrizione il link. Vi prego anche di iscrivervi, perché ogni tanto spoilerò qualcosa sui miei futuri video e riesco a dare ogni tanto qualche dritta e qualche affaruccio da concludere. Ok, prima di entrare nel router assicuriamoci sempre di essere collegati alla corretta rete Wi-Fi e quindi raggiungiamola attraverso il suo indirizzo, che è 192.168.178.1. Una volta entrati occorre mettere la password. Abbiamo accesso finalmente alla GUI, cioè la Graphical User Interface di questo meraviglioso router. Allora, che cosa vi mostra? Innanzitutto ci mostra la panoramica e il modo in cui noi siamo collegati e che cosa sta collegato al nostro router. Ma quello che vi voglio far vedere adesso è il modo in cui lo smart working viene gestito da questo modem router. Innanzitutto si va in rete locale, successivamente in rete, e qui vengono mostrati tutti quanti quelli che sono i nostri dispositivi. Se per esempio io avessi bisogno di essere collegato ad una rete e di dover avere la priorità rispetto all'altra, perché chiaramente durante uno smart working, durante una conferenza, durante una call comunque è necessario garantire il massimo del supporto a un determinato prodotto piuttosto che ad un altro, per la serie più a un computer che a una PlayStation magari, io posso entrare all'interno del dispositivo cliccando su questa matita e stabilire una serie di cose che adesso vi faccio vedere. Innanzitutto questo è l'Air di Francesco, che sarebbe poi a fine il MacBook Air che sta registrando in questo momento. Qui ho l'indirizzo IP che posso modificare in modo tale da potergliene dare uno in automatico. Poi mi fa capire come è collegato. In questo caso io sono collegato al router non direttamente, ma attraverso una power line che ho messo là. È una power line, ve la faccio vedere. Questa è una power line che io ho inserito qui dentro, scusatemi è sporca, però insomma è una casa abbastanza vissuta questa, che oltre a power line mi funziona anche, come vedete, da ripetitore wifi. Di conseguenza i miei computer sono collegati proprio in questa stanza a quel ripetitore. Ecco, per dare la priorità al dispositivo basta cliccare dare priorità. Nel momento in cui io clicco dare priorità, come vedete, non appena la connessione a internet viene completamente utilizzata, questo dispositivo viene favorito e i dati vengono trasmessi con priorità proprio a questo dispositivo. Attenzione, lui dice, è possibile dare anche impostazioni di priorità. È possibile anche, e tra poco le vedremo, bloccare, sbloccare o dare un profilo standard. A questo punto incominciamo a guardare le impostazioni di priorità. Come vedete siamo passati in una schermata che si chiama Internet Filtri e qui ci stanno proprio le impostazioni di priorità in modo tale da dare la priorità a un'applicazione di rete in particolare rispetto che ad un'altra. Molto interessante è notare che prima partiremo a un profilo, quindi profilo d'accesso. Qui è possibile settare diversi profili d'accesso, già ce ne sono tre in default, io posso metterne anche un altro. Per esempio, io voglio limitare la connessione di mia figlia, come posso fare? Posso fare nuovo indirizzo, chiamare connessione figli e dire che i figli non devono poter, o meglio i dispositivi in mano ai figli non devono poter navigare sempre, ma devono poter navigare quando lo decido io, per esempio in maniera limitata. In questo caso lui di default riempie tutte quante le ore di tutte quante la settimana, però io con lo strumento gomma
posso dire che mia figlia, per esempio, dopo le 21 non dovrà più utilizzare internet e non lo dovrà fare fino alle 8 di mattina. Dopodiché, siccome ha una pausa e io preferirei che mia figlia, nell'esempio nostro del lunedì, potesse fare una pausa vera e non attaccata al telefonino, posso limitare anche il dispositivo. Quindi questa operazione, per esempio fatta su più settimane, può darmi la possibilità di fare una miriade di cose. Qui posso anche filtrare i siti web che la bambina deve poter guardare oppure no. Come possibile? È possibile modificare le liste in Internet Filtri Liste. In che modo? Praticamente, allora, salviamo la configurazione. Voilà. E andiamo adesso in Internet Filtri Liste, che in realtà è già qui presente. Basta semplicemente recarsi qui sopra e dire: attenzione, ci sono dei siti web che devono essere bloccati. Per esempio, io non voglio che mia figlia vada su Facebook, quindi https://www.facebook.com, e tutti i dispositivi collegati alla rete e collegati in quel momento a quel particolare profilo, che non abbiamo ancora impostato per nessuno, dovranno essere chiaramente bloccati nel momento in cui vanno su Facebook. Quindi che cosa funziona? Come funziona? Che questo sia una specie di parental control, cioè la possibilità di limitare i dispositivi. Ah, giusto per chiudere il cerchio, basta cercare quindi qual è il computer di mia figlia, che è questo qui, basta cliccare qui e dire che questo computer deve essere associato a un profilo connessione figli. In questo caso si avrebbe tutto quanto quello che vi ho spiegato fino ad adesso. Ancora, in molti mi hanno chiesto come si gestisce la rete mesh all'interno del Fritzbox. Niente di più facile: da rete locale basta andare in mesh e qui già compare una sorta di grafico tra poco che ci mostrerà come sono cablati i nostri dispositivi all'interno di una casa attraverso anche dei ripetitori mesh. Ecco, come vedete in questo momento chiaramente ne abbiamo pochissimi, ci sta giusto il purificatore d'aria, il robottino che pulisce la casa, un telefonino Android e un PC. A proposito di Wi-Fi, il FritzOS 7520 gestisce meglio i canali radio. I canali radio cosa sono? Come vi ho detto già in passato, sono delle corsie che si trovano all'interno di una grande strada. Quando chiaramente una corsia è piena, cosa fa il Fritzbox? Ti dice a un dispositivo di non infilarti in quella corsia, ma in un'altra corsia. Ok, l'insieme delle corsie rappresenta i canali radio e questi canali radio di solito vengono settati manualmente. Il 725 li setta benissimo. A proposito, una chicca: ci sono dei dispositivi che non accettano la rete unificata. La rete unificata, per intenderci, è questa. Nel momento in cui faccio rete wireless, qui ho una password di comodo nel frattempo, si ha la possibilità di scegliere lo stesso nome per entrambe le reti. Se vogliamo nomi diversi, basta cliccare su nomi diversi e attribuire un nome alla 2,4 e un nome alla 2,5. In questo caso io lascio lo stesso. Dicevo, ci sono degli apparecchi che invece non accettano reti unificate, per questo motivo occorre separarle. Io non le separo mai, anche perché è una comodità grossa avere una rete Wi-Fi che viene gestita in questa maniera così dinamica. È fantastico, si chiama band steering, è meraviglioso. Io la cosa che faccio invece è un'altra: attivo direttamente un accesso ospite, quindi ignoro le modifiche che ho fatto fino adesso e attivo un accesso ospite che va sulla 2,4. In questo caso io in casa mia ho tre wifi, però due hanno lo stesso nome e sono 2,4 e 5 GHz. La terza invece è una rete ospite che in realtà non è destinata agli ospiti, ma è una 2,4 a cui io destino semplicemente gli apparecchi che si collegano soltanto sulla 2,4 GHz e non sulle altre. Un'altra funzione introdotta dal 725 è il backup. Allora vediamo: sistema, backup. Allora, perché? Perché all'interno del backup nostro non ci stanno soltanto i dati di connessione o le dati wifi, ma adesso ci sono sempre più impostazioni di fax, impostazioni della telefonia, suonerie particolari e ci stanno anche chiaramente tutta una serie di liste, di filtri che ovviamente è possibile impostare. Ecco, in questo caso io se facessi salva i dati della telefonia, verrebbero salvati i dati della telefonia sulla memoria del Fritzbox. Basta digitare semplicemente salva e tutti quanti i miei dati si troveranno all'interno di un chip della memoria che chiaramente io ho destinato soltanto a questo. Ovviamente io posso anche, come nel caso nostro, salvarlo in locale e in questo caso tutte le impostazioni del mio computer, del mio router riguardante la telefonia, sono stati salvati in locale. Quando poi è necessario ripristinare il tutto,
basta andare su Ripristina, scegliere il file che si è deciso di ripristinare. Chiaramente questo fa riferimento all'impostazione che non abbiamo salvato, ma i dati della telefonia li abbiamo salvati poc'anzi, prendersi il file e avere la possibilità di ripristinare il tutto. A proposito, lasciatemi fare una piccola digressione, perché nel momento in cui impostiamo la telefonia, il Frizzo S725 ci permette di gestire ancora meglio le rubriche esterne. Io in realtà già l'ho fatto in passato con Telos, rubrica. Vedete, c'è la rubrica Telos, che è una raccolta di chiamate di disturbatori che in questo caso, essendo messi all'interno di una rubrica, possono essere tranquillissimamente bloccati, in modo tale che noi attiviamo un filtro anti-spam direttamente sui telefoni di casa. Ultima novità del Frizzo S725 riguarda la gestione degli SMS all'interno dei modem che sono abilitati all'LTE. In questo caso è stata abilitata l'opzione di invio di SMS e inoltre è stata anche migliorata la gestione di tutti quanti gli SMS che abbiamo ricevuto. Bene ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video, nel caso lasciatemi un like, commentate in maniera educata, condividetevelo se necessario. Da Francesco Renzi è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!